Carissime le amiche di Ade Gabri del baule della nonna. Allora, ragazze, oggi voglio andare a fare. Sto mettendo in ordine nell'armadio, ho tirato fuori tutta la roba estiva e ci sono diverse cosette che devo sistemare, poi lo farò insieme a voi. C'è un vestito proprio che non mi va giù. No, non mi va giù, va giù perché è largo, però non l'ho mai messo, non mi piace e poi l'ho fatto pure io. Tipo sti camicioni, mamma mia, così larghi, t'allargano ancora di più, no? E allora ho detto no, lo devo modificare e magari ci farò uno spezzato. Mo' vediamo. Nel frattempo però vi ricordo di iscrivervi numerosi al mio canale. Mi raccomando, lo so che allora io penso che moltissime di voi che mi ascoltate, che mi seguite, quelle 48.000 persone che mi seguono, non si sono iscritte perché non sanno crearsi un account, eccetera. Fatevi aiutare, dai vostri cari. Vedrete che poi con l'iscrizione riceverete tutte le mie notifiche e ci sentiamo più spesso, siete più aggiornate, pipim popà. Pubblicità! Allora, raga, io qua voglio andare a fare un pantalone. Siccome, rimescolando in mezzo alle mie cose, ho trovato un pantalone di lino, vedete? Che mi cade perfettamente, siccome adesso io preferisco portare o delle gonne longhette o questi pantaloni per andare in bici, magari quando, sai, stiamo insieme ai nostri nipotini, abbiamo bisogno di muoverci in libertà. E allora ho bisogno di pantaloni. Vi ricordate le stoffe che avevo comprato ultimamente? Avevo comprato questi due pezzi di stoffa. Un rasatello bellissimo, guardate. Tra parentesi, oggi ripiove di nuovo, ma che cavolo! Infatti la cucina è tutta buia. Un bellissimo rasatello e io avevo pensato con questo di farci la casacca. E con questo la gonna. Però, siccome questa era un finipezza, la vedete? È bassa, è bassetta sta stoffa. Praticamente questa è che pantalone ci faccio? Qua non ci posso fare né pantalone né gonna. Assolutamente non ce la posso fare. È troppo piccolino. Poi io questo l'ho bagnato già, insomma. Non posso, devo realizzarci senz'altro qualcosa qui. Questo è 84 centimetri, però io ci volevo fare una gonna di quelle svasate così, no? Messe a spicchio. Ma alla fine qui di lato mi veniva a mezza coscia facendo questo, perché io ho una bella circonferenza vita. Vedete, mettendolo così, la mia circonferenza vita, poi di qua. Io adesso sto facendo tutte le considerazioni che ho fatto per creare, poi per cercare di creare, capite? Perché a volte noi andiamo là, compriamo la stoffa, però non abbiamo un'idea precisa di quello, a meno che non abbiamo un modello, eccetera. Vedete, è troppo corta, mi sta ecco, a mezzo ginocchio. Dal lato e non va bene. Allora, siccome sono 84 centimetri, per fare una casacca va benissimo, guardate, è perfetta per fare una casacca e con questa ci faremo una casacchetta. Allora, il pantalone io prendo e con questo ci faccio il mio pantalone. Vedete, perché questa è più lunga, è più lunga. La stoffa è 1 metro, mi sono fatta da 1 metro di tessuto. Adesso lo misuro subito e vi faccio vedere. Logico che io non è che ci faccio un pantalone fino a per terra, no, faccio un pantalone al polpaccio, insomma, una cosa morbida. E lo scotter che sta qua, qua. Mangiamo. Una cosa morbida. Questo è 1,07 m.
Allora, noi che cosa facciamo? Lo giriamo a metà. Dritto. Di norma la stoffa per un pantalone si dovrebbe piegare in metà per così, no? Così. E metà della. Però io siccome non sono magra, non penso che di riuscire a lavorarlo in questo modo. Adesso ci proviamo, vi faccio vedere, no? Le varie opportunità. Aspettate un attimo, questo lo sposto. Perché le persone come me, una XL o una L a secondo, ve l'ho fatto vedere l'altro giorno la mia circonferenza fianchi, perciò questa è una M, ma che M? Questi si sono sbagliati proprio a mettere le cose. Allora, guardate, quando voi prendete un pantalone, lo vedete? Da qui a qui noi abbiamo il cavallo dietro. Si vede? Il cavallo dietro è più lungo di quello davanti, eccolo. Guardate, ve lo misuro senza prendere il pezzo con cui poi noi andremo a mettere la cinta e l'elastico. Okay? Che poi questo mi sta pure troppo stretto perché voi sapete che io odio. Allora, il cavallo del davanti, qui da me è 25 il cavallo del davanti. Il cavallo del dietro invece è molto più prominente. E ve lo misuro subito. È 39, questo è quasi insomma 40, una quarantina, eccolo qui. Allora io che cosa faccio? Piego il pantalone con la metà. Ah, e poi vedete perché è anche più lungo? Perché dietro, adesso ve lo spiego bene, questa è una lezione pure per le ragazze, dietro vedete? È molto più alto, guardate, è più alto di 4 centimetri. Allora, io che cosa faccio? Piegato a metà questa stoffa, così mi ci entra il cavallo? Eh? Lo vediamo subito. È proprio super super risicato. Allora che cosa faccio io? Dato che l'altra parte è più piccola, è così, io questi centimetri che ho in più del cavallo del dietro vado ad allargare il pezzo della stoffa con cui taglierò il dietro. Mi sembra, capite? Così, e poi ripiego di nuovo l'altro pezzo che ho rimpiccolito, ma forse l'ho rimpiccolito un po' troppo, mo vedevo. Queste sono le manovre da fare, ok? Quando voi volete fare un pantalone con già uno che vi sta bene, che vi piace, bim bum bam. E dico, adesso mi c'entra e forse lo mettiamo proprio giù, in modo che qua sopra noi lo ribattiamo così e abbiamo il nostro la nostra cinta con l'elastico, è giusto? Io vedo che qui è abbondante. Adesso però noi il pezzo del davanti, quello che è il davanti, lo andiamo a mettere al contrario, in modo che c'entra tutto bene. E il davanti è più piccolo, è così. Guardate, e la cinta arriva.
qua. Allora, dato che questo è abbondante, io per farci entrare tutti e due i pezzi, la stoffa questa è una, penso che sia 1,50, ma ve la misuro, che mi pare tanto stretta, o è tanto, è tanto grande sto pantalone M, che cavolata, può essere proprio, o può essere pure che è una M calibrata, non lo so, ragazze, e con le manovre da fa, non bisogna farsi prendere dalla fretta, assolutamente no, assolutamente no, ragazze. Vedete? Mettiamo bene. Qui la lunghezza ce l'abbiamo. Ecco, vedete, sta bene qui. C'ho lo spazio per la cucitura. Pipim bupa. E adesso vado a rimisurare l'altro pezzo del cavallo. Perché prima avevo piegato troppo... poco, cioè mi ero mangiata poco tessuto. Sono stata chiara, ragazze? Eccole qui, lo mettiamo così. Questo è quello del davanti, il cavallo del davanti. Ok, adesso prendo il gessetto e cominciamo a tagliare il dietro, la parte più grande. Vamos. La vedete? Qui ho lasciato soltanto due dita perché il mio pantalone qui va benissimo. Io ci farò un piccolo bordino e poi qui, vedete, ho messo il cavallo. Dove lo girate, raga, non ha importanza. L'importante è che vi entra dentro il vostro pezzo di tessuto. Questo è l'importante. Guardate come l'ho sistemato bene. Molto probabilmente qua sarà un po' più larghetto, ma non ha importanza, perché poi noi quando lo andiamo a cucire ci rendiamo conto magari se c'è al lato, vedete qui, se l'abbiamo messo bene o se c'è una bozza in più. Ma questo è proprio più grande il dietro, perciò è così che lo dobbiamo fare. Io questo mi sta perfetto, ve l'ho detto. Soltanto la cintura, per me, io odio le cose troppo strette in vita. Perciò, che cosa facciamo noi? Intanto veniamo a, con il nostro gessetto, a tratteggiare quello che abbiamo. Noi sappiamo che questo pantalone, ripeto, ci sta bene, cade bene. È inutile che adesso noi ci andiamo a fare, anche perché la stoffa non ce l'abbiamo. Volendo noi, invece di finirlo così, se vogliamo fare un pantalone più largo in fondo, tipo un gonnellone, come questo che sto portando io, guardate. Lo vedete? Ecco come cade. Se vogliamo fare una cosa di questa, noi, dato che abbiamo lo spazio, dal fianco, voi lo vedete, il cavallo, così, andiamo ad allargare due dita, sempre un po', fino a che non abbiamo la stoffa. Ma io non lo voglio fare largo. Perché? Perché quando pedalo, poi sti pantaloni mi sentiamo in mezzo agli anni. E allora, ragazze, tratteggio, perché è facile. E lascio quel dito. Un dito. E seguo il mio pantalone. Perché ho preso questo? Perché il modello che ho, diciamo che è per un pantalone a vita alta, è per un pantalone con la cintura, è un pantalone più elegante. E io voglio fare una cosa sportiva, ve l'ho detto, perché da un po' di tempo queste cose eleganti non me le metto, cioè, capito? E allora, la stessa cosa, spero che si veda. Vedete, sto tratteggiando qui pure sul cavallo. In modo da non sbagliarmi, ragazze. Perché uno tende a tagliare
troppo vicino. Vedete qui? Qui restringe e allora invece noi andiamo dritto, dritto così, perché qui restringe perché c'è la cintura, perché se noi la tiriamo sta cintura ci arriva a pari del segno che ho fatto io. E allora, raga, così ci lasciamo sempre quel dito e andiamo su dritte. Logicamente qui noi andiamo a fare la cintura. La cintura deve essere il doppio del nostro elastico che adesso vado a prendere. Eccola qui, la vedete? Voi misurate l'elastico, la vostra cintura. Mi piace come cade? Non mi stringe? Ok, andiamo con questa. Io sono andata su con il mio segno dritta così, il cavallo del dietro. Questo lo vedete, il dietro è più alto centralmente, poi va a rimpiccolirsi qua di lato. Noi facciamo così, ci mettiamo la nostra fascia, così, e raddoppiamo il tessuto. Ok? Così. Perciò noi, in poche parole, dobbiamo tagliare qui, spero di essere chiara. Ci facciamo un segnetto con le mani, poi dopo in un secondo tempo noi facciamo sempre in tempo a sagomarla, a risagomarla. Così, ok? Così e andiamo a svasare. Così. Vedete, qua si abbassa, se no dopo si alza troppo. Questo per non avere la rottura di scatole, di rimetterci la cinta. Perché se no, noi non è che siamo fatte dritte. Anche con le gonne, se ci fate caso, di lato andiamo sempre un po' a sbassare, mi pare 2 cm. Sia di qua che di là. La stessa cosa invece dobbiamo fare anche sul pantalone, perché dietro è più alto il cavallo, ma poi la vita va sottigliata. Comunque io lo tiro fino a qui, segno i fianchi così. Sempre un dito, un dito, un dito, un dito, un dito. Dai. Così ci rifacciamo il guardaroba quest'anno, va. Quest'anno non mi sono comprata niente, ho comprato la stoffa, mo lavoriamo. Oh, fatemi un po' vedere qua. Adesso mi vado a sagomare, mi vado a tratteggiare, anche la massima qui, così, del cavallo, della cinta, come la vogliamo chiamare. Questa qui un po' la taglio. E taglio dove ho. Ragazze, è caldo. Dove ho tratteggiato. Come potete vedere, questo il video io non l'ho messo in pausa, perciò voi con mezz'ora tagliate un pantalone. Stando attente a certe accortezze. Questo è il pezzo che ci facciamo in davanti.
qui ce la tagliamo un po'. È meglio abbondare che non deficere. Vamos. Noi sappiamo che quando chi vuole fare pondilendi faccia i pondilendi, però noi sappiamo che dobbiamo fare una cucitura all'interno di quanto? Sarà 2 centimetri, dai, 2 centimetri. Ok, oh, ecco qui il pantalone dietro, noi l'abbiamo cucito. Per farvi capire, prima di aprirlo totalmente, io adesso vado a mettere delle spille così, in modo da farvi, perché tante persone non hanno capito sti cavalli, com'è il cavallo che lo devo cucire. Prima di aprirlo voi ci mettete delle belle spille. E sul segno della spilla voi andate a cucire. Poi dopo qui, poi dopo quando lo cuciamo ve lo faccio vedere, lo andiamo ad intaccare, eccetera. E il cavallo poi io ce lo ripasso sempre, 2-3 volte. Anche la cucitura quella più forte, non so perché, ma con l'andare si scucciano sempre sti cavalli. Eccolo, guardate. Questa verrà così. Questo è il cavallo del dietro. Vedete? Guardate quanto è caruccio sta righetta. Una riga che sfinisce. Vediamo, io dico sempre, non prendiamoci troppo sul serio, raga. Perché la vita è quella che è, ci abbiamo tanti cavoli, ma ci vogliamo prendere pure sul serio, no? E allora, punto. Preghiamocene di tutto e di tutti, quando possiamo. Logico. Ed eccoci qui. Adesso io che cosa faccio? Vado a rifilare bene la stoffa, la metto bene in posizione. Non le taglio le cimose perché magari per un millimetro a me non mi basta. E zengete. Lo vedete? Io adesso il pantalone lo vado a mettere al contrario. Se prima, perché ho più spazio. Vabbè, è inutile che ve lo sto spiegando. Ho più spazio. Forza Gabriele, dai Gabriele, forza Gabriele. Prima abbiamo tagliato con il cavallo del dietro, adesso tagliamo con il cavallo del davanti, piegando, vedete, magari ci mettiamo una spilla, ci mettiamo quello che ci pare, facciamo così in modo che il taglio viene, aspettate, viene bene. Vedete come faccio? Avete capito? Adesso metto le spille un po' per far cadere bene il pantalone. Ecco qui, vedete? E adesso vado a segnare il gessetto. Io vado a segnare, ho lasciato le mie due dita per l'orlo, anzi, veramente pure troppo. Proprio risicato, vabbè. E andiamo a segnare. Vedete la cimosa qua? Non si vede tanto, sta là sotto, però
nel mio caso, ha fatto il suo. Andiamo sempre qui dritto. Aspettate un attimo. Il cavallo qui andiamo dritto su. Vedete com'è? Questo restringe. Qui c'è la cerniera, mi ripeto. E vado su dritta. Eccola qui. Allora, qui vedete? Si restringe, cioè si restringe, è più corto, il cavallo qui, e noi facciamo così. All'incirca, mettiamo qua. Ecco qua, andiamo dritto così e diciamo l'elastico qua. Logico, qua lo lasciamo sempre lungo, eh? Il cavallo che qui è più basso. Adesso vi faccio vedere, prova del 9. Noi poi lo dobbiamo andare a montare così, no? Cavallo, 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 yuppi, yuppi, cavallino. Eccolo, lo vedete? Vedete com'è più, questo è più alto, questo si deve abbassare. Così, così, così. Allora noi facciamo un segno così. Ci rimettiamo la nostra elastico. Per così. E per così. Praticità, è il mio motto, ragazze. Ripeto, io non sono sarta. E tagliamo il pezzo. Vedete, abbiamo tagliato qui. Tagliamo il pezzo in eccedenza. Comunque io prima di tagliarlo passo il punto vita. La stessa cosa facciamo di qua. Mettiamo le nostre spille. Questo è il punto dove devo arrivare per la mia cintura. Qui o facciamo così. E ci andiamo a fare sulla rigatura. Sappiamo che questo è il nostro punto vita dove dobbiamo mettere il pezzo per l'elastico. Questo è di più, noi poi lo tagliamo. In un secondo tempo, noi abbiamo tagliato il dietro e poi andiamo a tagliare davanti. Com'è che si dice? Non voglio né saper leggere né saper scrivere, tanto per non saper né leggere né scrivere, anzi, diceva mamma così. Raga, ma loro sapevano a malapena, io vabbè, mia nonna aveva fatto finire la terza elementare, ragazze. Anzi, lei ci voleva continuare ad andare. Solo che una volta niente da fare. Allora la madre che fece? Gli fece ripetere due o tre volte in modo da tenerla ancora lì, fino a tipo la quinta elementare. Ah, storie, guardate. Vabbè, c'erano altre storie che poi non è inutile raccontare. È proprio risicato. Noi mettiamoci tutta la stoffa, poi ve l'ho detto, se sono larghi li stringiamo, ma se sono stretti, sono cavoli.
ecco qui. Questo è il davanti, vedete il cavallo come è meno prominente? Eccolo. Meravigliosa sta coreografia qua. Domani li cuciamo, poi tagliamo la casacca. Con un motivetto che fa du 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 du. Mettiamo così. Questo è il dietro. E questo è il davanti. Facciamo ricombaciare tutte le parti. E allora, amiche mie, mettete mi piace, fa un caldo diabolico. Ah, allora, questa qui l'abbiamo realizzata con una camicia vecchia dei nostri mariti o dei figli o chi è per loro, no? Che non mettevano più, era nuova, mio marito sta fantasia, non gli piaceva. Sulla mia playlist abiti con eccetera c'è questa meravigliosa blusa realizzata da una camicia da uomo. E allora correte a vederla, mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità. Domani finiamo il nostro bellissimo, bellissimo pantalone. Voglio salutare, mo che mi ricordo perché se no me se incavola, Maria Rita che mi segue fin dalla mia tenera età, fin da quando ho iniziato, a Monica, a Greca, me le sono scritte, ma l'Annita è quella che è. Ogni giorno vi saluto le ragazze che mi seguono, che mi scrivono sempre, e adesso non mi ricordo, il biglietto ce l'ho di là, sono 31 minuti, domani quando facciamo quell'altro tutorial me le scrivo pure tutti. Ragazzi, siete tantissime, io quando vi vedo, oddio, mi sono scordata, oddio, succede anche, succede a tutti. Un abbraccio forte a voi tutte, amiche che mi seguite, ai bimbetti che mi seguono, ai nipotini, alle nipotine, un abbraccio forte.